amici, oggi la vostra fata zucchina vi fa entrare dritti dritti in una merenda che ha proprietà anti-influenza. L'avreste mai detto che una marmellata avrebbe potuto spingersi così avanti? Non avanti, ma indietro. Esatto, tiriamo le lancette indietro, arriviamo nel 1600, quando la regina Maria de' Medici andò in sposa al re Enrico IV di Francia e quindi si dovette trasferire fino a Parigi. Ma la regina Maria soffriva di salute cagionevole, allorché i medici del tempo le consigliarono una cura prolungata di vitamina C. Ma come fare a trasportare gli agrumi e soprattutto arance e limoni dalla Sicilia o dalla Campania fino alla Francia dove si era trasferita? Operazione impossibile, perlomeno per quell'epoca. Allora arrivò in aiuto una marmellata, e sì, perché non confondiamoci, la confettura è quella che non viene fatta con gli agrumi, mentre quando utilizziamo gli agrumi il nome giusto è marmellata, e probabilmente lo dobbiamo anche un po' a lei, perché era il medicamento ufficiale da portarsi dietro per la nostra Marie Malade, che in questo modo probabilmente diede vita proprio al nome marmellata. E allora di questa marmellata di limoni di Sicilia, che include anche la scorza grattugiata, che cosa facciamo noi? Una bella bruschetta in versione dolce anti-influenza. E le nostre bruschette super veloci in onore alla nostra regina italo-francese le chiameremo le reginette. Innanzitutto andiamo a recuperare del pane avanzato, lo biscottiamo, quindi andiamo a tagliarlo in fette, lo giriamo all'interno di una padella antiaderente, lo facciamo passare per un minuto per lato, e poi la protagonista della ricetta ovviamente è la nostra marmellata di limoni. Andiamo a prendere i limoni di Sicilia, che ci garantiscono tutto il potere rinvigorente e energizzante di questo straordinario agrume che parla dell'Italia, ma soprattutto questa marmellata che ho scelto è speciale proprio perché ha anche la scorza del limone. E già, perché quando noi andiamo in cottura la vitamina C, che è termosensibile, andiamo a perderla. In questo caso invece, avendo la presenza della scorza del limone, andiamo a recuperare il limonene, che oltre a caratterizzare lo straordinario profumo del limone è anche un potente antibatterico e immunostimolante, quindi andiamo comunque a stimolare le difese immunitarie, da cui la nostra bruschetta, la nostra reginetta, diventa anche una ricetta anti-influenza. E poi che cosa facciamo? La nostra marmellata di limoni di Sicilia andiamo a impreziosirla e irrobustirla dal punto di vista dell'effetto anti-influenzale con l'aggiunta di zenzero, che sappiamo è un ottimo aiuto per la nostra digestione e combatte anche i gonfiori dell'addome, e poi il cacao amaro in polvere. Lo sappiamo, il cacao, oltre a regalarci buon umore, è anche un ottimo antiossidante. Beh, infine il tocco gourmet ci va, e quindi ricotta di bufala. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti insieme e siamo pronti per ottenere la nostra formidabile crema spalmabile, che ci ricorda il limone, ci ricorda la Sicilia, ci ricorda la Marie Malade, che finalmente recupera la sua salute e fa una cura di dolcezza e di italianità fino in Francia. E allora, grazie alla regina Maria de' Medici, che è la firmataria della ricetta autografata di oggi per voi.